criticità sono tante, sono legate alla microcriminalità, alla illegalità, ma soprattutto alla situazione di degrado che è percepita dai commercianti e dai cittadini di Parma. Questa situazione di degrado, questa insicurezza è veramente aumentata in questi ultimi anni e sta minando in maniera molto pericolosa quello che è il tessuto economico della nostra città. I nostri commercianti, i nostri negozianti soffrono questa situazione, non investono, si sentono anche un pochino abbandonati da quelle che sono le istituzioni. Ed è per questa ragione che noi oggi abbiamo voluto fare questo incontro organizzato da Confcommercio Nazionale per lanciare un segnale forte, importante e richiedere interventi tempestivi e rapidi. C'è una mancanza della certezza della pena che sicuramente è molto presente, molto importante, e questo è un segnale che va dato a livello nazionale. Sul territorio quello che noi chiediamo invece sono interventi concreti, ma anche di poco conto, quali ad esempio una maggior illuminazione sulle strade, nei quartieri, aumentare le forze dell'ordine sul territorio, polizia, carabinieri, guardie di finanza, vigili del quartiere, diventano un deterrente importante per il criminale.